del Valsesia Basket, benvenuti al Pallanuoto Piano per la settima giornata del campionato di Serie B, girone di andata. Ospite quest'oggi il Basket Golfo Piombino, che è in classifica a 48 punti con un record di 4 vinti, solo 2 sconfitte, reduce da una incredibile vittoria contro la capolista Cecina che li ha asfaltati. Quindi test importante per gli uomini di coach Marco Albanesi. Qui al commento con me è ritornato da una lunga malattia, un'influenza che l'ha messo ai box per 15 giorni il nostro Michele De Fra. 15 giorni no, però tocco un attimo, scusate. No, davvero, bella partita questa sera, tra l'altro all'interno di una 4 giorni, secondo me molto importante per Chelsea Valsesia Basket. Ricordiamo infatti che mercoledì si disputerà il recupero della terza giornata contro Empoli, quindi Valsesia Basket che si trova ad affrontare due partite in casa in 4 giorni contro squadre di una discreta levatura. Chelsea Valsesia che arriva da un filotto di 2 partite vinte contro squadre di alta classifica come Montecatini o al Pallanuoto Piano 15 giorni fa e il difficile campo di San Miniato 7 giorni non sono. Dicevamo, bellissima partita oggi, vediamo un po' cosa ci faranno vedere questi ragazzi. Quintetto per coach Padovano, formato da un figlio Petroni, Romano, fortissimo giocatore l'anno scorso a Rimini, Malfatti e Jovancic, risponde Albanesi con il solito quintetto con Savoldelli in cabina di regia, Caversazio, Cozzoli, reparto lunghi formato da Isentin e si comincia bene per Valsesia Basket. Bellissimo secondo me il duello tra Savoldelli e Bonfiglio questa sera, una delle chiavi della partita per Valsesia Basket sarà proprio riuscire, oltre al piantato di Romano per una sentenza, il contropiede di Bonfiglio, gran giocatore Romano. Draghi in transizione tra 4 divisioni e ribaltamento, Caversazzi che gioca da 4, Mercante attaccare subito Romano che cade, Bonfiglio spinge subito chiave. Sicuramente nel gioco di Piombino è l'uso della transizione subito veloce, pick and roll con Malfatti dentro, scarico immaginifico però per Jovancic che la riceve ora, attacca, passi non fischiato, riceve Bonfiglio, 7 secondi, attacca uno contro uno, razzi nelle gambe, gliela toccano tutti, Jovancic di mano mancina. In base a Visentin, palla Savoldelli e via. Jovancic come alle giostre, la butta lì, spera di 2 pesci rossi. Bellissimo, tra l'altro, parlavamo di duelli, anche quello tra Mercante e Romano, due giocatori opposti per fisicità. Romano veramente giocatore di gran sapienza tecnica, Mercante invece due gambe che fanno boom. E bravo Visentin con la finta, e come al solito tante volte si è già capitato di vedere, non ha la fisicità per chiudere. Pasticcio, rimbalzo di Piombino. Rimessa Jesse. Rimessa Jesse, subito delle indicazioni importanti, innanzitutto Piombino appena può spingere per fare transizione, Valsesia prova a fare lo stesso, in quanto a quanto pare da queste prime indicazioni di campionato la transizione difensiva di Piombino da situazione di tiro sbagliato non è proprio eccellente, quindi si prova ad attaccare questa situazione con un piccolo di transizione veloce, tuttavia sulla difesa schierata ampio spazio all'esecuzione con i ribaltamenti di lato per poter generare dei vantaggi come è stato per il primo canestro di Jacopo Mercante. Sicuramente sono due squadre che hanno nel DNA la voglia di correre tutte e due. Squadre, vedremo quindi una partita probabilmente con tanti possessi per parte. Tra l'altro vediamo accoppiamenti incrociati del backup delle due squadre, dove Pedroni si accoppia con Savoldelli, viceversa dall'altra parte Savoldelli accoppiato con Bonfiglio. Bellissimo palleggio all'estero tiro di Costa, come i manuali insegnano. Palla Pedroni che aspetta l'uscita di Bonfiglio che arriva solo ora. Savoldelli a rincorrerlo, palla Pedroni, Cozzoli che fa sempre un po' di fatica sugli spostamenti orizzontali, commette il suo primo fallo di squadra di Valsesia, rimessa dal fondo. È andato troppo alto sulle gambe, sulla ricezione di Pedroni, in conseguenza sulla buona partenza mano mancina del playmaker toscano si è trovato in ritardo e si è trovato costretto a spendere un fallo. Rimessa dal fondo per Bonfiglio, doppio blocco alto da Malfatti e Jankovic che si muovono prima. Pedroni con palla. Palla a Malfatti che si alza dalla media.
E Malfatti che questo tiro ce l'ha, mi sa che è meglio battezzarlo un po' meno. 5-4 per Piombino, 7-48 al termine. Pozzoli per Caversazio che ribalta e piazza subito il blocco. Visentin ancora a ribaltare, consegnato per Savoldelli, bellissimo, bellissimo. Questo ragazzo mi fa impazzire. Anche a me, piace veramente tantissimo perché non forza mai, ha sempre sotto controllo e legge sempre bene. Poi i tiri possono entrare e uscire, ma bravissimo veramente a leggere questa situazione. E quella piovra di Caversazio allunga l'ennesimo tentacolo e tocca anche questa, per poco non la controlla. Altra indicazione importante sul pick and roll in transizione di Piombino, giocato da Bonfiglio, qualsiasi passa tra il blocco, dietro il blocco, in terza direi, Michele, correggimi se sbaglio. Sì, occhio sembra di sì, e tra l'altro vediamo probabilmente qualsiasi basket che sulle rimesse va a zona, vediamo la 2-3 abbastanza schierata, vedremo se poi si riattopperanno, metteranno o manterranno lo schieramento. Vediamo se Marco Albanesi sfrutterà le sue doti da alchimista sfoggiate in quel Sampignano dove ha fatto più difese lui di tutte quelle che abbiamo visto in questi anni di Serie B, grande coach. Bonfiglio con i razzi nelle gambe, penetra, scarico per Jovancic che si alza da tre, sbaglia, rimbalzo di un positivo Visentini in questo inizio, fa correre la palla a Savoldelli, pick and roll laterale col Pozzo, scarica bene per Mercati che non si sente prendere il tiro, attacca, resta il tiro da due, lo fa, Romano la controlla, palla a Bonfiglio che attacca velocissimo, ma contiene molto bene Visentin, che ora dovrà muovere i piedi, povero Visentin. Vediamo, gli pianta un tiro in faccia con figlio, long two, 7-6 per Piombino. Bellissimo lavoro di Visentino nella prima fase, nella seconda un po' pigro, si aspettava la penetrazione di Bonfiglio, braccia basse, e gliela pianta sul muso. Bravo Bonfiglio, gran giocatore per la categoria. E ha di nuovo arresto il tiro di Marcello Pozzoli, che scrive palla a canestro quando fa queste cose, bravissimo. Offensivamente un talento, c'è da lavorare dietro Marcello. Palla Jovancic che la ribalta per Romano, che la dà in punta a Malfatti, Savoldelli nega l'uscita, consegnato solo ora. Pick and roll, insegue Savoldelli, bello il contenimento di Visentin, bravissimo Visentin, e passi, grande difesa di Savoldelli, bello l'aiuto di Visentin. Sinceramente passi non li ho visti, però buona difesa Valsesia Basket, buono nel recover di Visentin dall'altra parte. Consiglio al coach di Piombino non passare il quarto o il terzo contro il pick and roll di Marcello Pozzo. Mercante aspetta l'arrivo di Pozzoli, ma poi la dà il suo playmaker preferito, Savoldelli, blocco irregolare di Visentin che lo aggiusta dopo che è passato Savoldelli. Fischio punitivo, ma secondo me ci sta per come stanno fischiando in questo inizio. 8-7 Valsesia, 5-50 al termine del primo quarto, 2 falli a 0 per Valsesia. Fischio abbastanza fiscale, ma in queste situazioni secondo me quello che fa veramente la differenza è il metro. Se comincia a fischiare li fischi sempre per 40 minuti. Jovancic, Ricciolo non concluso, palla Malfatti che non è vero, palla Pedroni che attacca subito, Pozzoli in ritardi e Visentin che lo cancella, rimessa al fondo per Piombino. Buonissimo questo inizio di Visentin in queste situazioni di aiuto e recupero, in questo caso di aiuto e basta perché la palla poi è uscita. Buon lavoro, braccia alte, bravo Visentin. Palla Romano, siamo zonati penso, ci dimentichiamo però Pedroni che si alza da tre centrale, 10-8, Piombino un po' addormentata la difesa qua. Assolutamente, zona che è un po' pigra in questa situazione, mi sentite in 4 mesi, bravo bravo, rende il tiro di prima Malfatti. Bonfiglio, 10 pari, ancora uomo, Malfatti riblocca, blocco e riblocco, arresto il tiro da 3D, Bonfiglio, la difesa passa dietro, ancora lui se lo prende questo tiro, 13-10, due bombe di fila di Piombino che come abbiamo detto offensivamente può metterne anche 100 a partita. Veramente gran scelta di Bonfiglio, ma soprattutto secondo me grande qualità dei blocchi di Malfatti, che vedendo il compagno passare, vedendo il difensore passare in terza, si gira sul perno e riblocca. Bravo intanto Mercante dai 5 metri, battezzatissimo,
giusto per usare un eufemismo, gliela mette anche lui in faccia. Comunque il fatto che i vostri commentatori di fiducia non capiscano niente viene testimoniato da questo inizio. L'ultima telecronaca avevano detto che l'arresto e tiro in palleggio dalla media non viene più sfruttato, non viene più fatto. Su 12 punti 10 sono stati fatti in questo modo. 10 sono stati fatti così, 10 punti fatti così dipendono anche tanto dalle scelte difensive di Piombino, secondo me in questo momento, in queste situazioni molto contenitiva. Tanto cambio di Cozzoli già gravato di due palli, dentro Molteni che arriva da una gran partita a San Mignano. Mattia Molteni, grande partita a San Mignano, ottima partita in casa contro Montecatini, vediamo se dalla continuità. Intanto zona per Valsesia, si alza Malfatti, va corto e rimbalzo ancora dell'ottimo Visentin. Veramente belli liberi di Visentin, tanto Savoldelli spara lì un Picasso così. Caversazio attacca ora, scarica bene, però Molteni non se la sente, allora è Mercante che attacca uno contro uno. Tiro cadendo all'indietro, Iacopone, Mercante, Iappi. Gran fail di Mercante contro i braccioli di Malfatti, gliela mette proprio sul muso e la palla fa solo giù, bellissimo canestro. Bonfiglio aspetta l'uscita di Pedroni seguito da Molteni, torna la palla a Bonfiglio, palla a Malfatti, consegnato per Bonfiglio, arresto e tiro da tre punti, questo non c'è, non va, buona la difesa di Valsesia, un po' forzata la scelta piombinese, ma va bene così. E intanto Savoldelli sul fondo, un po' difficile, ma bella la rotazione di Romano che fa correre subito la sua squadra, Bonfiglio con i razzi nelle gambe, trova molto bene in angolo il numero 11 Jovancic che mette un'altra tripla, 14 a 6, percentuale a 16 per Piombino. Bravissimo ancora una volta Piombino a correre, Jovancic a occupare gli angoli e Bonfiglio a trovarlo. Bonfiglio che comunque produce una quantità di pallacanestro allucinante per questa squadra. E Jacopo Mercante ha la mano caliente questa sera! 17 a 16, 9 punti per Jacopo Mercante che penso non abbia sbagliato niente. Sul cubo del cambio Capitan Gatti e Flavio Gai che andranno a dare riposo a Caversazio e Savoldelli, credo, dall'altra parte. Due cambi anche per Piombino che però trova due punti con Romano. Tanto Romano che salta al massimo la gazzetta dello sport, facciamo quella del sabato che c'è anche Sport Week, manda tutto il palla loro piano al bar con quella finta. Bravo mio Caversazio, gran palla di nuovo per Mercante con spazio, questa volta va pronto, ma Molteni arriva in cielo e ancora possesso Valsesia Basket. Caversazio, ottimo penetra e scarica, palla Savoldelli, pick and roll con Visentin, palla difficile, toccata e cambi. Fuori Savoldelli, fuori Caversazio, dentro Gai, dentro Bianca di Tanganti, Franceschini e Bianchi nelle fila di Piombino per Malfatti e Jovancic, Franceschini. In questo momento Valsesia Basket deve cominciare a essere un po' più speculativo sui suoi pick and roll offensivi. Due o tre volte aveva lo spazio per tirare, hanno cercato il passaggio, prima sia nella situazione di pick and roll laterale dove Piombino sembra fare fondo e anche in questa situazione Savoldelli aveva spazio per l'arresto e tiro che non ha preso. E bravo Molteni! Bravissimo Molteni che va dall'altra parte, ma è subito bene l'ingresso di Flavio Gai che prende subito un rimbalzo offensivo importantissimo. Adesso è Molteni su Bonfiglio, penetra e scarica, Pedroni gli fa un po' di hooking, bella la rotazione, Gattino ci arriva per un secondo, Romano che spiega pallacanestro, assist, fallo, canestro buone di Franceschini che tra l'altro è lunghissimo. A me Romano mi fa sballare signori, ma veramente. Per l'accento per... Romano. Intanto viaggio in lunetta per Franceschini che è davvero lungo, braccia lunghissime. Intanto è entrato anche Giardella che sembra se non sbaglio reduce da un infortunio, attaccante vero che non ha paura a prendersi responsabilità. Franceschini, canestro buono, 21-19 per Piombino, esce l'ottimo Visentin, entra Giovanni Lenti che settimana scorsa non era nei 10 causa una faringita acuta che l'ha costretto ai box e questa settimana ha ripreso a allenarsi, non è al 100% ma sicuramente il nostro Leone sarà a farsi valere. Mercante intanto attacca, scarico di Lenti per Molteni,
Fabio Gay, che si alza da casa sua, quasi canestro, subito che lotta lenti, quasi la trova. Peccato perché la bomba di tabella non dichiarata mi dà sempre quel senso di goduria che non ti dà nient'altro. Vale 0 o vale 7, bisogna mettersi d'accordo all'inizio. E intanto è entrato Giovanni Lenti e comincia a fare un po' di legna, quella sporca sudata in difesa, bravo Giovanni. Il boscaiolo lo chiameremo. Arrivati... Presidente, chiamo l'infrazione di passi, ma noi non facciamo i polemici. Palla contesa e palla a attacco. Piombino. Palla vagante e palla all'attaccante. E Zoya ancora verso sia basso, vediamo. E Iardella, palla a Pedroni, bene dentro per Bianchi, che si autostappa col tappellone, ma ancora è Giovanni Lenti a metterci il suo pettone gigante alla Barzagli. Pezzona davvero di Giovanni Lenti in questa situazione, questa zona Valsesia Masca sulle rimesse laterali, è abbastanza un Titanic sul lato debole, non ancora esplorato fino in fondo da Piombino per fortuna. Pezzona chiama zona, zona anche per Piombino, una 2-3 classica, 6-5-4, attacca molto bene, adesso tiro da 2, fallo di Pedroni, saranno 2 tiri liberi per Mattia Molteni. Bravissimo Molteni in questa situazione a prendere l'arresto e il tiro con il difensore che lo rincorreva. Intanto vediamo un Luca Pirola attivissimo dalla panchina questa sera. Cosa ha fatto? Continua ad alzarsi, chiamare tutti e portarli. Grande Luca. Grande Luca Pirola, sempre nei nostri cuori. Colloquio intanto fra caro figlio, vice allenatore e Marco Albanesi, Molteni piazza il primo, 20-21, primo quarto, ottimi attacchi, o meno le difese, Michele? Assolutamente sì, ma mi sembrano due squadre un po' così, insomma. E tanto il Gai che allunga la difesa, ci chiuderemo molto probabilmente 2-3, invece ovviamente non capisco un cavolo e siamo a uomo. Palla a Franceschini che manda via Bianchi, palla a Pedroni, pick and roll, l'ha consegnato, allora la palla è Bagliardella, Mercante basso sulle gambe, scarico per Romano che si alza da casa sua, non va, 18 secondi alla fine, Flavio Gai, bravissimo Flavio che con intelligenza rallenta, 10 secondi, blocco di Lenti che attacca, palla a Gatti che un tiro non lo rifiuta mai, salta bene Flavio rimbalzo, finisce così il primo quarto con l'Ave Maria che non va, 21 pari, un primo quarto godibilissimo direi, più attacchi che difese, ma insomma si è sfruttata la caratteristica principale delle due squadre. Tutto pronto per ricominciare il secondo quarto, Flavio Gai confermato nel starting five del secondo quarto insieme a Giovanni Lenti, Mattia Molteni, Nicolo Gatti e l'ottimo Jacopo Mercante che ha già messo a segno 9 punti, un rimbalzo in 10 minuti filati, l'unico che non è ancora uscito dei ragazzi di Coach Albanesi, risponde Padovano con Bianchi, Franceschini, Iardella, Romano e Bonfiglio. Tra l'altro si vede un bellissimo duello, un altro Gatti-Romano, secondo me due giocatori molto simili, per cui cestistico, modo di giocare e capacità veramente di capire il gioco. E finito Romano. Grande palo di Nicolo Gatti. Palla Bonfiglio che rallenta, chiama maglia, blocco fintato. Molteni su Bonfiglio, Romano esce, la riconsegna Bonfiglio, blocchi a liberare Romano, ancora Bonfiglio, diciamo che passa tutto dalle sue mani, Franceschini, bellissimo il jump dai 2 metri ed è fallo di Giovanni Lenti a rimbalzo, penso. Penso Nicolo Gatti. Nicolo Gatti. Io non ho visto la spinta, ma quando mi sono girato aveva 2 braccia lunghe distese, non so quando posso aver spinto, ma... Secondo fallo di Gatti. Almeno... A vedere ci stava. Secondo fallo anche di Gatti dopo i 2 di fondo. E vediamo se Valsesia Basket fa zona anche sul fondo. Questa situazione no, rimane a uomo. Bonfiglio ancora ad attaccare, ci mette le mani di Mercante che quasi la sporca. Romano aspetta un secondo. Mismatch clamoroso fra Gatti e Franceschini. Fallo di Flavio Gai speso discretamente bene, diciamo.
Ha visto un attimo in ritardo l'arrivo in aiuto di Marcanti, ha preferito spendere un fallo per evitare problemi ulteriori. Minuti preziosi di riposo questi per Savoldelli, in ottica 40 minuti, molto bene per Flavio Gai, che adesso sta tenendo bene contro Gardella, che non brucia per la destra. Arriva l'aiuto, forse devo imparare a parlare alla fine delle azioni. Tenuto bene il primo passo sul bel cambio di mano di Gardella. Gai rimane sul posto, tutti appoggi, scarse spinte, bravo Gardella comunque. Fermo di Valsesia che fatica a muovere la palla, sicuramente l'assenza di Gatti da 9 metri. Jimmy! Che machine! Gatti! 24-23! E Gardella era lì con la manona, ma Jimmy gliela mette lo stesso sul muso. E già. Aspetta, salta Gai, palla Bonfiglio che gioca bene sui blocchi. Esce la palla per Bianchi, arresta il tiro dalla media, in e out, un po' di sfortuna per Piombino. Peccato, buona iniziativa di Bianchi, Gai invece sta soffrendo parecchiotto difensivamente, Gardella che comunque è un buon attaccante. E lenti anche fuori equilibrio, altrimenti lo porta a casa a quel punto. Un figlio passa dove non c'è spazio, grande, Thor sul lato debole. Buon figlio è un gran giocatore ragazzi, ma al di là di queste chicche che ogni tanto butta lì, la quantità veramente di pallacanestro che crea per Piombino è veramente inquietante per il nostro assistente. Grande palla di Nicola Gatti, Lenti riceve, ringrazia, ne deposita due, ma un punto lo diamo anche a Gigi. Un altro punto lo diamo al lato debole della difesa di Piombino che si è fermato in autogrill un attimo. E ancora Camogli. Gardella per Bianchi, arriva Giovanni Lenti, ma Gatti la capisce prima e allora attacca bene Flavio Gai. Gardella ci mette una mano molto bene, rimessa dal fondo, ritorna Gardelli al posto di un discreto Flavio Gai. Un discreto Flavio Gai che deve far vedere ancora qualcosina per star sul campo a questi livelli. Già solo in questa situazione raccogliere la palla e non tenerla davanti alla pancia ma sul fianco esterno. Bravo Gardella a approfittare di questa piccola ingenuità di Flavio Gai. E intanto è uscito Romano per Jovancic, mette a ribaltare per Molteni che attacca al centro, la scarica per Gatti che si alza di nuovo da 9 metri. Jimmy, che machine! Datemi 5 euro per rifare un primo piano del povero Franceschini che sembrava la Madonna addolorata di lui, povero uomo che era lì a 7 metri, ma Jimmy gliel'ha messo di nuovo in quadro. Intanto comunque le guardie piombinesi continuano a creare bagarre in queste situazioni. Molteni non riesce a controllare il corpo, frana letteralmente addosso a Gardella che si conquista così due tiri liberi, 3 falli a 0 per Valsesia, 29-25 Valsesia, 6-48 al termine il secondo quarto e intanto entra Caversazio per il primo riposo del migliore in campo di Valsesia, Jacopo Mercante. Gardella e Bonfiglio sono due super attaccanti, sanno andare al ferro con competenza tecnica e con fisicità, Gardella soprattutto, tanti piede per i difensori valsesiani. E 0 su 2, inaspettato di Gardella, Molteni, 2-3, zona piombinese, Lenti fra le linee, bella la palla in angolo, Mattia lo prende questo tiro e lo mette da 2, 31-25, mamma mia quanto sta crescendo Mattia Molteni al di là del tiro. Buona lettura per l'attacco valsesiano che contro la 3-2 piombinese trova l'angolo, Molteni con spazio, finisce subito. Intanto Franceschini e Lenti fanno un po' i lottatori di su. E bravo Gardella, l'altro giocatore tra i piombinesi che a me piace veramente tanto. E Piombino ancora zona. Ma lui ci piacciono sempre tutti, Vicky. Grandissima palla di Savoldelli. Gatti che attacca il close-out un po' pigro, fa andare un piccazzo di mano mancina. Con l'accetta, un altro po' di legna per l'interno, l'abbiamo portato a casa. Abbiamo la segheria questa sera, roba da tagliare per le stufe valsesiane ce n'è. Grande Giovanni.
rimessa Jesse. La prossima telecronaca mi presenterò con la maglia di Giovanni il Tanchenetti. Savaldelli la riceve, finta di giocare il pick and roll, blocco insomma di Netti, che lotta ancora a rimbalzo e ancora la presenza di Netti conquista un altro possesso importante per Valsesia. Savoldelli come al solito ha sbagliato un tiro ma non la lettura, ma la cosa più bella è stato secondo me quel cambio di mano sotto le gambe per battere il difensore. Tanta roba Savoldelli. Savoldelli esce contro la pressione di Buonfiglio, palla a Cimiganti che finta il consegnato va dall'altra parte. Blocco di Netti che è stato trattenuto da Jovancic, per Jovancic primo fallo. Fiscalino anche questo, però si continua a giocare, terzo fallo in casa Piombinese dopo 14 minuti, cosa che penso non deponga a favore dell'aggressività difensiva dei giocatori toscani. Caversazio, questa palla per Molteni, Molteni che spreca un fallo in modo shock, il secondo fallo anche per lui, inizia a essere preoccupante la situazione falli. Due falli Cozzoli, due falli Gatti, due falli Molteni, un fallo Visentin e un fallo Flavio Gai. Complimenti all'arbitro tra l'altro che è partito con un fischio giusto, stava per partire con l'antisportivo, ha guardato in faccia il suo collega, ha detto di no, secondo me ci stava il non fischio. E zona valsesiana. Da regolamento no, quello è antisportivo. Gatti con un rimbalzone contro Iardella e Franceschini con una ingenuità la definirei. Time out intanto chiamato da coach Padovano che vuole di più dei suoi. Fanno il ritorno in campo le squadre dopo il time out. Buonfiglio che per ora ha giocato direi sempre 13 minuti su 13 minuti su quanti mi chiede, su 15. 15 sostanzialmente giocati da Buonfiglio, difesa allungata di Piombino che è sotto di 4, 31-27 Valsesia, 5-14 alla fine del secondo quarto. Savoldelli che della pressione proprio lui non sa neanche. Piombino che dopo la pressione va di nuovo a uomo. Fatemi intanto dire complimenti a quella dozzina di ultra di Piombino che sono arrivati qua nei 20 minuti che cantano come dei pazzi sfegatati, bravissimi. E Giovanni Letti! Bello l'extra pass di Gatti per Molteni! Mattia Molteni con fiducia nel capitano che aveva già alzato le braccia quando ha scoperto il tiro. 9 punti per Molteni, 34-27. Assolutamente, salta fuori come le castagne d'autunno Molteni. Una sentenza, non sbaglia mai queste ultime due o tre partite, bravissimo Mattia. Ma in piede con Iardella però, ragazzi. Oh, l'Eurostep di Iardella, mamma mia che bello. Mamma mia davvero. Poi è una parte altra del corpo veramente potente che gli permette di andare a finire e tenere il contatto, bravo Iardella, proprio un attaccante di razza per questa categoria. Caversazio, un po' fuori dai giochi per ora, Molteni sfrutta il blocco, palla grande per palla per Giovanni Letti. E Mattia Molteni che fa il Savoldelli, aspetta quel secondo in più dopo aver fermato il palleggio e dà una gran palla schiacciata a Giovanni Letti, che come al solito su questi gol è bravo a farsi trovare. E sul più 7 Valsesia Basket, il coach di Piombino dice, Riccardo Romano è meglio averlo in piedi che seduto. Romano, a parte che se Romano fosse allenato da te Michele giocherebbe 40. Probabilmente sì, ma poi mi picchia, perché magari si stacca un po'. Riuscirebbe solo in caso di attacco nucleare. Probabilmente sì. E intanto quella piovra di Caversaccio ha toccato anche questa, per poco non la recupera ed è rimessa Piombino. Savoldelli sta chiamando qualcosa, forse andremo a zona. No, siamo uomo. Caversaccio, signora, secondo me gran partita, non tanto nei numeri ma nelle piccole cose, sempre presente. Sotto Caversazio, mani piene con Romano, Buonfiglio contro Visentin, non va, palla lunga controllata ancora dalla piovra, palla a Savoldelli che non attacca e invece attacca, olè, olè, il cameriere, torna indietro, cambio mano, cambio velocità
E alle 38-29 Valsesia, signori, Savoldelli, classe 1997. Mamma mia ragazzi, ma che bello che è questo sport. Fate questa cosa la domenica sera, guardate la palla canestro, per favore. E Malfatti, tiro un po' affrettato dal centro, che secondo me c'entra il giusto per come sta andando la partita. Savoldelli attacca ancora, Luke per Caversazio, che si alza da tre, fa partire un bel cross. Questo era fuori, però glielo diciamo. Sì, questo glielo diciamo però. E Savoldelli attacca il fondo, scarico per Vise, dalla media! Vise in Vise, 40-29. Savoldelli regalerebbe 4 metri per tirare anche a me. Davvero, forse facciamo canestro anche io e te Paolino, con Savoldelli in campo. Mamma mia che roba. E intanto però Piombino, un po' in confusione offensiva, a quanto Jesse Valsesia è riuscito a togliere la transizione a Bonfiglio. E il coach corre ai ripari, rimette Pedroni, che era in campo nel miglior momento piombinese, anche se Iannella comunque offensivamente è stato molto proficuo. Viaggio in lunetta intanto per Romano, piace anche sottolineare l'altra volta un paio d'azioni fa, un ottimo lavoro ancora in aiuto di Visentini sulla penetrazione di Pompino. Tanto Romano che è andato a lucrare due tiri liberi di esperienza contro Savoldelli, con Valsesia già in bonus. 40-31 dopo il 2-2 di Romano, torna Mercante per l'ottimo Cimigatti che ha due falli personali. Andrà a giocare dal numero 4, credo Caversazio. Gatti che tutte quelle che le ha toccate le ha trasformate o in un buon passaggio o in un buon tiro. Bravo Cimi. Savoldelli, secondo blocco di Visentin, bella la palla per Mercante, che tira un po' corto, Visentin tocca anche questa, bravo Vise, e allora va Mercante, scarico per Molteni che si alza da tre corto, peccato, buon tiro però, buon figlio in transizione, Caversazio, bravissimo Caversazio, fallo di Caversazio credo. Un merito secondo me di Bonfiglio andare a far vedere questo contatto, tra l'altro gran ripartenza di Bonfiglio in questa situazione di transizione, il lato debole di Piombino sul tiro precedente di Mercante, ancora di gestione del cavolo precedente. Bonfiglio dalla lunetta mette il primo 40-32 dal Sesia. Bonfiglio, due minuti alla fine del secondo quarto, 40-33 Valsesia, Savoldelli riceve adesso per Mercante che aspetta ancora zona per Piombino, e non è Mercante che manda via Savoldelli che la va a prendere in punta, blocco di Visentin, si alza Savoldelli da 10 metri con un salto incredibile, Mercante la riceve. Non so chi è che ha saltato più di Mercante, penso Malfatti. Gran rimbalzo offensivo di Mercante, bravo Malfatti a andargliela a toccare su Mercante che usa solo le gambe in queste situazioni invece che usare il corpo nel tiro. Intanto altro giro di fiato per Molteni dentro Gai. Buon figlio. Palla Romano che attacca subito, scarico per Malfatti. Figlio ancora, ma grandissimo Caversazio, fischio oltremodo punitivo a mio avviso, e altro viaggio in lunetta per Piombino che sta racimolando punti dalla linea del tiro libero in questi minuti, bravi con l'esperienza Romano con Figlio a procurarsi questi palli. Difesa valsesiana un po' pigra, in senso che invece che fare il passettino in più prova a metterci la mano tenendo i piedi fermi. Errore di Bonfiglio, buon per Valsesia basta. Sbaglia il primo Bonfiglio, mette il secondo, 40-33 e time out chiamato da coach Albanesi. Time out chiamato da coach Marco Albanesi per evidentemente disegnare qualcosa per questi ultimi possessi importantissimi di secondo quarto. 40-34 per Valsesia che era arrivata al più 10, finire bene il quarto equivale a dare continuità a questa prestazione. Mamma mia se l'ho vista male sta palla. Savoldelli ancora contro la zona, si apre Mercante, va dalla
grande avversario. Flavio, devi prenderlo sto tiro. Il lato debole ancora della difesa piombinese, un po' addormentato anche in questa situazione, è bravo Mercante a suggellare il più otto valsesiano. La difesa del Piombino, definirla speculativa, direi di sì, quattro falli anche finora compiuti in circa 19 minuti di gioco, penso che rendano abbastanza idea di quanto sta succedendo. E secondo me, per controparte, i due falli di Cozzoli, secondo me, sono costati cari al coach valsesiano, proprio perché contro queste difese un tiratore come Cozzoli, secondo me, diventa importantissimo. Tanto difesa allungata di Piombino, si fa vedere Flavio Gai che va, buona l'attacco della pressione, con pazienza si va avanti, sale Visentin, ma la Mercante che fin dal consegnato ancora a sovrannumerare il lato dall'altra parte, fa la Mercante che attacca Romano che però lo tiene bene, e non lo scarico per il Vise, dalla media non va, ma la Piovra lo prende e sbaglia da sotto. Non ho capito come ha fatto ad arrivare la palla lì, ma bene per noi. 10 per tirare, 17 alla fine. Extra pass, costruito benissimo. Jacopo Mercante, un punto e mezzo anche per Cadenzanzio, 45-34. Diamo tre quarti di punto anche a Visentin, va. E Bonfiglio! Mamma mia che canestro! Albanesi non ha preso benissimo questo ultimo canestro di Bonfiglio in transizione. Una grande Jesse Valsesia, 45-36. E arriviamo qua, tra 15 minuti. Tutto pronto per ricominciare dal 45-36 del fine secondo quarto per Valsesia Basket. Bonfiglio, Petroni, Bianchi, Malfatti, Romano per Piombino, risponde Albanese con Mercante, Visentin, Cozzoli, Caversacci e Savaldelli. Cambio in quintetto per Piombino, con Bianchi non ancora in partita fino in questo momento, ne ha toccate molto poche per Jovancic, probabilmente mossa del coach di Piombino per far sì che entri in partita anche lui. Uscita per Pedroni, seguito bene da Cozzoli, allora è Romano che corre sui blocchi di Malfatti e riceve ora, ma non c'è spazio, bella la difesa di Mercante, si apre Malfatti, ancora la palla a Bonfiglio, bello lo scarico, arriva Mercante che salta vuoto, ma Visentin lo cancella, braccia lunghe, cade Visentin, palla dentro e fuori, si contendono il rimbalzo Romano, Savoldelli non ci arriva per un velo, Malfatti dalla media c'è. Bell'attacco di Piombino, Malfatti col piazzatore da promozione la mette, mi sembra abbastanza una sentenza nei 4 metri Malfatti, bravo lui. Caversazio, palla dentro a Mercante, subito il jump Mercante. E oggi qualche... Mercante in serata di tiro, ragazzi. Qualche protesta di Mercante che non abbiamo capito perché, ma 47-38 Valsesia con Mercante che ha quota 16 già. Ma veramente in serata di tiro, questa uscita girando i piedi, imbalzando sul parquet, gran tiro veramente di Mercante, che se avesse queste percentuali su queste ricce, su questi catch and shoot, sarebbe veramente un giocatore da altre categorie. Intanto è Bonfiglio, sempre lui, a scontare il blocco di Bianchi, Caversacchio protegge bene, Romano dalla media, Mercante ci mette il manone, ancora Bonfiglio, allora aiuta Visentin, recupera Savoldelli, si alza da due punti, Bonfiglio 4-7-4-0, questo era difficile. Questo era difficile per davvero, bel lavoro tra l'altro anche di Mercante sul ricciolo di Romano nella situazione precedente. Savoldelli per Caversacchio che crea superiorità, però la sporca bene Bianchi, Mercante, scarico per Cozzoli che prende un tiro cadendo, tutto storto! Marcellino Cozzoli, una tripla!
la coefficiente 3.2. Di Pompiglio era difficile, questo era un casino ragazzi, gran bomba veramente di Marcello e Cabersalzolo, però deve essere un po' più cattivo, andare al ferro e non cercare esclusivamente poi gli scarichi sul perimetro. Ancora buon lavoro di Visentini nel per recover, lato debole che si stacca troppo poco, ma buona difesa di Valsesia, buona difesa di Valsesia, un passo in più su quel lato debole, perché Piombino è rientrato in questo terzo quarto due volte già, creando dei belli isolamenti per i suoi esterni sul quarto di campo, e il lato debole di Valsesia Basket deve fare un passo in più in mezzo a quell'area. Cabersalzolo ancora per Mercante, che questa volta non lo prende, aspetta l'uscita di Cozzoli. Mercante invece uno contro uno, cambia mano in area, non va Visentin, però tocca anche questa, palla a Cozzoli che attacca di là, palla a Cabersalzolo che attacca, subisce il fallo di Bianchi, intanto Mercante si infine in partita che aveva schiacciato. Direi sulla paletta, secondo me un 9,5 glielo diamo per questa schiacciatina. Fondo Valsesia Basket, e secondo me si vede già che Cozzoli in campo cambia offensivamente l'attacco di Valsesia Basket. Cabersalzolo riceve, non la ribalta subito, lo fa solo ora, Savoldelli a sfruttare il doppio blocco, manda via, arriva fuori Cozzoli, fa partire un Picasso per Cabersalzolo, un punto e mezzo per Savoldelli, un punto e mezzo per Cabersalzolo. Savoldelli veramente legge la palla a canestro come Diderot in enciclopedie. Bianchi non so però dove sia andato, si è fermato a fare lo spaventapasseri in lunetta, tanto buon figlio anche lui, infila una cosa in un flipper tra 200 gambe, difficile per Malfatti però riceverlo obiettivamente. Allora, dato però 16 di Cabersalzolo. Fallo di Cabersalzolo, per Cabersalzolo secondo fallo personale. E destra dal fondo per i Piombinetti. E vediamo cosa fa difesa valsesiana, se va a zonare o sta uomo, probabilmente sta uomo. Effetti, i risultati dei primi due quarti della difesa zona valsesiana sulle rimesse non erano un granché. Romano esce, ma ancora Cabersalzolo, bravissimo Cabersalzolo, blocco assassino di Malfatti che stende il buon Marcello Cozzoli, fallo in attacco, secondo fallo di Piombino, 5-2-4-0 Valsesia. Ma ancora una volta secondo me Visentini in queste situazioni di contenimento è davvero davvero bravo, ha le braccia forse un po' filo, un filo un po' basse, ma a giocare queste situazioni di contenimento sia quando ha fatto fondo sul pick and roll laterale, sia questa volta sul pick and roll centrale, veramente veramente bravo Visentini, che questa sera in difesa mi sta piacendo veramente un bel po'. Siamo contenti per Vittorio, e dopo un inizio, possiamo dirlo, difficile, questa sera sta dando segnali importanti. Cabersalzolo ferma il palleggio, la dà Visentin che vuole ribaltare per Cozzoli, esce Savoldelli, bella la palla per Cabersalzolo, bello lo scarico di Cabersalzolo per Mercante che va corto sui close out di Piombino, Valsesia riattacca sempre, il close out di Piombinese è rivedibile, diciamo. Mercante abbastanza battezzato, Malfatti usa il tabellone, non c'eri quando faceva mini basket il tabellone, mannaggia. Grande palla di Cozzoli per Visentin che corre bene il campo, occupa ottimamente l'area per Piombino, terzo fallo di squadra, ritorna Franceschino per Malfatti, un po' fuori dalla partita. Direi di sì. Vado ancora su Visentin che su questa ricezione non tiene la palla alta, se no potrà portare a casa anche un 2-1 se da lì saliva e basta. Si apre Mercante che riceve ora, arriva Savoldelli che è marcato da Pedroni, ora va dalla parte del blocco di Visentin, la dà per Cabersalzolo che la ribalta per Cozzoli, un figlio gli mette una gran pressione, Cozzoli retromarcia, cambio difensivo, Pedroni, questo è difficilissimo, a Cabersalzolo ancora lui! Anche questo, però ancora una volta Savoldelli che su questa ricezione uscendo dal campo capisce che stanno scadendo i 24 e la butta verso il ferro. Ancora una volta veramente Savoldelli dimostra di capire la palla canestro in una maniera incredibile. 5-2-4-0
4-0, 5-53 al termine del terzo quarto in favore di Valsesia, colloquio fra coach Albanesi e i Grigi. Probabilmente parlava delle elezioni americane. Può essere. Ma stendiamo un velo. Pedroni, il romano, arrivò con figlio che è caricato con la Dinamo, evidentemente. Sì, veramente buon figlio, faccio fatica a guardarlo, non immagino la fatica che fa lui a stare in campo, perché veramente fa una quantità di cose in tutto questo tempo che è stato dentro, allucinante. Ancora Bonfiglio attacca, la palla tira fuori, Levitina si arrampica sul ferro, 3 contro 2 Caversazio, scivolata di Romano che in teca non riesce a prendere Caversazio e sono altri due. E tra il Tecno e Romano, ultimo uomo, per fortuna non lo prende. Però no, scherziamo con... assolutamente. Subire contro il piede da canestro. E intanto Bonfiglio racconta ancora un po' di pallacanestro in questa situazione. Mamma mia che giocatore è Bonfiglio e soprattutto quanto è importante Bonfiglio per Piombino. Bonfiglio, ricordiamo che ha un vissuto nel settore giovanile veramente importante, scuola Virtus Bologna, presenza in A1 anche da super giovane. Poi invece che fare il grande salto è diventato un grande, provare a fare il grande salto, è diventato un super giocatore per questa categoria, sicuramente tra i migliori playmaker di questo girone, l'accoppiata tra lui e Savoldelli, veramente tanta roba questa sera. Detto Visentin non trova spazio, Mercante finta il tiro, Caversazio attacca, scarico molto bene, ancora Mercante attaccare il close out, la palla arriva, si tuffa Bonfiglio, beh bravissimi, 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 fa niente, vola Romano, scaraventato a terra da qualcuno, Visentin, Bonfiglio scarico per Franceschini, Savoldelli si tuffa e lotta, non arriva nessuno, si alza Bonfiglio da tre, Vinta! Da due. 54-46 Pedroni a recuperare contro Savoldelli. A questo ritmo di partita, questa bagarre, secondo me fa solo male a Valsesia Basket, che ha bisogno di giocare una partita di continuità ragionata, con buone scelte, perché se si alza il ritmo contro Bonfiglio può essere un problema. E intanto altro canestro, Mercante ancora lui, giusto? Ancora lui, Jacopo Mercante che arriva a quota 18, se non andiamo errati, sì, 16 più 2 farebbe 18. E intanto entra il nostro boscaiolo preferito, Giovanni Lenti. E secondo me ottimo cambio per Visentin, che ha dato veramente 5 minuti abbondanti di grandissima quantità e qualità. Bravo Visentin. E intanto anche Caversazio per giocare. Capitan Gatti, campo. Ovviamente quando diciamo che Boscaiolo Lenti è assolutamente un modo simpatico per dire che fa una quantità di lavoro che non va sulle statistiche, ma che è assolutamente apprezzabile e importantissimo. Assolutamente, come miglior linebacker del San Francisco 49ers, ci mette la carne, ci mette il corpo e fa tante cose che altri non fanno. E intanto Bonfiglio ha deciso di fare il canestro e segna un attimo anche lui. Su questo pick and roll però veramente colpevole, difesa Valsesia Basket. 22 punti per Bonfiglio e 18 per Mercante, due uomini al comando, grande palla di Mercante, bello errore. E sono altri due, 58-49. Diciamo che le ultime due difese sul pick and roll possono dimostrare cosa non fare sul pick and roll contro certi attaccanti. Palla in attacco a Pedroni che ha corretto il blocco. A Pedroni che ha aggiustato il blocco. Che ha corretto il blocco, si è aggrappato alle mutande di una maglia bianca. Questo fischio ci sta. Io questo sono non fischiasse. Ma io ho studiato Pontone all'École de Paris. Savoldelli. Trovare spazio, ancora Gatti che la ribalta per Cozzoli. Gatti la vuole contro la zona piombinese.
mamma mia che rischio di passi per Mercante. Savoldelli palla dentro per Lenti che la dà ora a Mercante che taglia, fallo di Romano ed è bonus per Piombino, quindi saranno due tiri liberi, si alza dalla panchina di Jovancic. Fallo di Romano che legge con quel secondo di ritardo il taglio di Mercante, Mercante che subisce fallo. Mi piace sottolineare che la gran partita di Savoldelli fino in questo momento è arrivata quando Pedroni non era in campo, che si sta facendo un discreto, più che discreto lavoro su di lui in termini di pressione. Offensivamente magari tritola un po', ma ricordiamoci che questo ragazzo ha appena 18 anni circa. Vediamo intanto Iardella appunto sul cubo del campo. 2 per Mercante, però 58-49 Valsesi a 3 minuti al termine del terzo quarto. Savoldelli, Lenti, viene bene, arriva all'aiuto di Pozzi, la palla va in angolo per Iardella che mette la Bianchi. Per Bianchi che mette una tripla importantissima, meno 6 più meno. Gran palla di Bonfiglio, bravissimo Bianchi su questo catch and shoot a ricevere all'altezza del mento e tenerla alta. Veramente grande tecnica di Bianchi, quella di Bonfiglio la sappiamo. Valsesi a basket che mi sembra un po' ruffona negli ultimi 2-3 minuti di questo quarto. Intanto Giovanni Lenti ha fatto che prendere un rimbalzo in attacco. Grande intervento difensivo intanto di Bianchi che si è messo in partita. Torna intanto Iardella, vediamo chi esce. Intanto 4 secondi per tirare Valsesi a basket, che dicevamo negli ultimi 2-3 minuti è diventato un po' riuffona, complice anche la difesa di Piombino che è salita di aggressività. Savoldelli per Gatti che si alza da 3, non va, rimbalzo di Bonfiglio che parte a tutta birra, scarica e Mercante lo cancella, il recupero, palla Savoldelli che si alza da 3 punti e non va, peccato. Sottolineare come si è invertita la situazione falli in questo quarto, dove i padroni di casa hanno speso un fallo solo contro i 5 dei piombinesi, e secondo me racconta veramente quanto Valsesi a basket abbia perso un po' il ritmo di questa partita rispetto ai primi due quarti. Dalla media Franceschini, dentro fuori dentro, meno 4 Piombino. E brava Piombino veramente in questo momento nettamente più intenso di Valsesi a basket e zona di Piombino. Gatti però ferma il palleggio un po' troppo presto, Mercante dalla media non va, Franceschini fa il vuoto al rimbalzo, rottura prolungata per Valsesi. Dalla fine Piombino in questo terzo quarto che ha trovato e preso ritmo per merito soprattutto di un super Bonfiglio che ha quota 21 in questo momento. Secondo me fa tanto anche l'uscita di Visentin che in certe situazioni veramente stava facendo un lavoro difensivo incredibile. Intanto Bonfiglio ne tira un altro. Mamma mia, Bonfiglio 58-57. E zona ancora Piombinese. Intanto è tornato Mattia Molteni in campo. Parte zona, vanno poi a uomo. Se Mercante attacca, subisce il fallo, saranno due tiri liberi importanti a fermare questo parziale di Piombino di 9-0. Assolutamente, il viaggio in lunetto è importantissimo per Mercante. Valsesi a basket che non sta sfruttando il bonus a pieno, che però in questi 47 secondi ha ancora 3 falli da spendere. E va il primo. Più 2 Valsesi a 47 secondi alla fine del terzo quarto. 2-2 importante, vediamo. 60-57. Assolutamente. E intanto coach valsesiano
che cambia l'accoppiamento, Mercante su Bonfiglio, le più belle gambe della squadra valsesiana contro Bonfiglio. Passo di danza di Mercante e altri due per Jacopone. Guardate che carico gliene sta dicendo quadro a Bonfiglio. Un po' di trash talking. Sì, assolutamente. E Cozzoli si fa prendere dall'enfasi come nel suo terzo fallo. Naturalmente lo siamo più 5. Bella l'idea secondo me di Mercante su Bonfiglio. Braccia più lunghe, gambe per stare con un piccolino. Bravo coach. Ora Mercante. Importante non prendere canestro. Guardate su questi pick and roll, il lavoro del lungo e Mercante la tocca, dicevamo braccia lunghe. E 24, 3 secondi. 3 secondi, abbiamo ancora un'azione. È bravo Mercante in questa situazione a inseguire Bonfiglio, andargli a toccare la palla con queste leve lunghissime che ha confronto a quelle del playmaker piombinese. Non era buono, si entrava secondo me. Valsesi ha più 5, 6-2, 5-7. Tutto pronto per questi ultimi 10 minuti di questa bellissima partita. Fino ad ora attacchi migliori delle difese, anche se in questo terzo quarto la difesa di Piombino scava fuori in modo prepotente, soprattutto con questa squadra che sta vedendo abbastanza in difficoltà Valsesia. Assolutamente, la zona piombinese sta dando buoni frutti, dall'altra parte avere un Bonfiglio in campo sta dando altrettanto buoni frutti. Cozzoli dimenticato, Marcellino! Cozzoli! Importantissima! Un po' di dormita alla difesa di Piombino che su questa zona non fa sul primo rivoltamento, abbastanza inaccettabile. Assolutamente, assolutamente, lato debole piombinese, ancora un attimo in difficoltà. Jovancic spara una brella allucinante. Se c'era tre seghe di testa la metteva dentro, bravissimo Lenti. Si alza Jimmy, non va. Bonfiglio fa che prendere un rimbalzo e spinge, mette i razzi. Giardella intelligentemente rallenta però contro Cozzoli e allora finisce Molteni su Giardella. Blocco, Lenti contenimento, palla difficile Franceschini però è troppo lungo per Giovanni Lenti. 6-5-5-9 Valsesia. Bravo Franceschini a rollare in questa situazione, bravo l'attacco di Piombinese a creare veramente tanto spazio per il suo roll. Gran palla, difficile per Lenti, che ha altre doti che non sono la verticalità. Grande palla di Molteni e ancora Molteni su Lenti. Davvero, palla in un certo senso fotocopia di quella del secondo quarto, con Molteni che è bravo ad aspettare quel secondo in più. Intanto Mercante ancora faccia a faccia per Bonfiglio, non guarda neanche il lato debole, queste cose, sta con lui e basta. Grande difesa di Mercante in questa situazione. E gran bomba di Bianchi, che quando non deve mettere la palla per terra è veramente un gran giocatore. Gatti non attacca e non prende subito il tiro, palla a Molteni che la ribalta per Cozzoli. Tra le linee Valenti, Cozzoli riceve, subisce il fallo, lo fa vedere anche bene. Fallo di Giardella, primo di squadra, 7.57 al termine del quarto periodo. Fallo abbastanza di pigrizia di Giardella, questa zona che parte a zona e poi tendevano ad accoppiarsi un attimo. Probabilmente i secondi più efficaci sono come quelli cavalcati da Cozzoli prima nella trasformazione tra zona e uomo, se no l'attacco valsesiano deve riorganizzarsi con i giochi contro la uomo e andare probabilmente al 24esimo. Brutta cosa di Marcello Cozzoli che alza la mano, peccato questa palla persa, sempre più 5 Piombino e palla in mano. Doppia abbastanza elementare fatta da Marcellino. Scelta del coach piombinese che fa mettere la palla in mano Giardella e Bonfiglio sulle uscite dei blocchi per sfruttare e vedere se riesce a ottenere qualche vantaggio sulla ricezione contro Mercante. Mamma mia che brutta
Quattoli che si fa battere spudoratamente. Cazzo, si fa battere dritto per dritto, ma l'area dei giocatori valsesiani non è piena assolutamente. Quando c'è Caversazzi sul cubo del cambio, Volteri la ribalta per Quattoli, che sfrutta il blocco di Letti, attacca, palla a Volteri, 4 secondi, 3, 2, perché Volteri non va. Palla del possibile pareggio di Piombino. Bonfiglio attacca immediatamente, Lenti chiude bene, la palla non va, Mercante, grande rimbalzo, transizione, attacca, mamma mia! Palla difficile, ma Gatti trova coordinazione nel deposito a due difficili, secondo me. Bonfiglio, dategli un minuto di pausa, vi prego. Più 5 Valsesia a basket. 32 minuti in campo su 34, grande rotazione di Gatti, bravissimo Jimmy. Franceschini però con un po' di fortuna. E stesso gioco del gol precedente, dove sul quarto di campo non ci può essere lato debole perché non c'è nessun giocatore su quel lato. Bravo Franceschini a portare a casa. Quattoli da 3, non va, Volteri non la prende. E allora la palla è ancora per Bonfiglio. Si alza Savoldelli che è in panchina, fallo di Mercante che ferma la transizione, primo fallo di squadra, tornano Caversazzi e Savoldelli per Quattoli e Volteri. Giro di panca per Bonfiglio, grazie coach. Fai piattare anche a me. E allora adesso con Bonfiglio in panca tutti i possessi saranno importanti per Piombino, per rimanere attaccati e poi fare lo strappo magari decisivo. Assolutamente, Iardella diventerà il coach guy e anche qua accoppiamento particolare con Caversazzo su Iardella, che di sicuro non va sotto fisicamente. Franceschini, qualche difficoltà nella ricezione, bello il rimbalzo di Gatti, buona difesa valsesiana in questa situazione, Caversazzo comunque passa su quei blocchi con una tecnica difensiva veramente invidiabile. Assolutamente, è quintetto pesante per il coach valsesiano che gioca con Mercante, Gatti e Caversazzo contemporaneamente. Attenzione, Iardella in transizione, da 3 punti, 69 pari. Applausi intanto di Albanesi che dice ai suoi: non vogliamo ragazzi, 69 pari. E con questo quintetto secondo me diventerà veramente importante cosa riuscirà a costruire Savoldelli per gli altri o per se stesso. Tipo adesso Savoldelli non va, mamma mia Mercante che rimbalzo che ha preso in testa tutti. Ha fatto un saltino, Bonfiglio fa due salti anche dalla panca, non riesce a star seduto, ma probabilmente fallo in attacco, poi il giocatore va giù. Fallo di Caversazzo, fallo di Caversazzo in attacco. E palla in mano Piombino, o il primo vantaggio, comunque il primo vantaggio dopo i minuti iniziali, in cui forse probabilmente Piombino era avanti. Certo, Bonfiglio va sul cubo del cambio. Pensavo saltasse per pulire il pallone. Iardella non va, la toccano tutti, Franceschini, ma la esce. Cambio, stop button. Esce Iardella, torna Bonfiglio. Bonfiglio al posto di Iardella. E ci ha rimessa Cessi. E difesa allungata per Pedroni. 69 pari, allora è Savoldelli. Mamma mia Bonfiglio, quasi la tocca. Caversazzo non se la sente, la palla gira per linee esterne, arriva Savoldelli adesso che attacca bene, Lenti però non ha spazio, se lo crea non va, Mercante la tocca due volte, bravissimo Jacopo Mercante a prendere anche questo rimbalzo. Caversazzo attacca Franceschini, secondo fallo ospite. Diventeranno importanti questi ultimi 4 minuti veramente, i viaggi in lunetta, i rimbalzi in attacco, le palle vaganti. Valsesia Basket che sta trovando obiettivamente scarsa qualità offensiva contro l'aggressività piombinese, l'aggressività che poi spesso si traduce magari in qualche errore, che in questo momento però i giocatori valsesiani
non riescono a tradurre due punti, tanto dentro Romano e fuori Bianchi, autore secondo me di un terzo e un quarto quarto veramente fino a questo momento ottimi, grazie anche a due bombe, una più bella dell'altra veramente. 4 minuti e 10, mamma mia questa palla, Pozzoli, attacca, scarico per Gatti che si alza da 3, Jimmy! E la carica del capitano mi fa impazzire quando inizia a urlare alla tribuna. Assolutamente, bomba importantissima. Come una volta Franceschini rolla bene, bravo Lenzi a tenere. Dai Marcello adesso contro Jovancic. Bella la difesa di Marcello, solo più bravo l'attacco qua. Naturalmente certe scelte difensive si pagano. Mettere Mercandre contro Bonfiglio vuol dire avere Marcello contro Jovancic che è nettamente più lungo di lui e gli tira da sopra le braccia. Romano dimenticato in transizione, non paghiamo dazio, incredibilmente bravissimo Marcello, bravissimo, questo era importante e ha fatto molto bene. Intanto è palla Gatti che la riconsegna a Samoldelli, dimenticato Gatti, allora si prende un altro tiro! Mamma mia Jimmy, appena sbagliato un tiro, ha gli attributi per prendersi anche questo, lo mette a segno. Assolutamente, difesa piombinese, errore gravissimo su questa situazione e Franceschini sbaglia un tiro importante che anche nel suo range Mercante intanto scavigliata, speriamo niente di grave. Intanto dall'altra parte, dentro Iardella, fuori Pedroni, 2 minuti e 50 alla fine, servono i giocatori di esperienza. Time out, chiamato da Albanesi. Si ritorna in campo, Mercante fuori. Direi partita finita per voi. Dentro Caversazio vedremo le scelte sugli accoppiamenti difensivi se andranno di nuovo a marcare con Caversazio, con Figlio, comunque con un aro, vediamo. Sarà Caversazio ad occuparsi di Bonfiglio sicuramente, Jovancic. Gatti bruciato da Iardella, è uno step, ma bravissimo Giovanni Lenti! Bravissimo Giovanni Lenti che nella situazione precedente offensiva invece dopo un grande blocco non aveva le mani pronte per ricevere la Savoldelli. Caversazio attacca, bello lo scarico per Lenti, gli volano addosso in due, palla Gatti che non attacca, attacca ora il close out di Romano, Manu Mancina non va, Caversazio arriva da dietro, deve recuperare subito su Bonfiglio, 2 minuti al cardio palla. E notizia per Caversazio, non si passa in terza contro Bonfiglio questa sera, non si passa in terza, il posto d'attacco ai pantaloncini e Savoldelli con la bomba di personalità e bravo Edoardo ad andare a prendere questo rimbalzo, attacco secondo me importantissimo per qualsiasi basket. E la palla va al capitano che attacca, la consegna a Caversazio che la scarica importante di Jimmy che non va. Però Lenti lotta, per poco non la prende, ma ha costruito molto bene. Dai ragazzi questa difesa adesso. Costruito assolutamente molto bene. Il pick and roll di Bonfiglio è veramente la chiave difensiva di Valsesia Basket. Difatti in questo momento Caversazio insegue e ci sta. Siamo due falli solo di squadra, ci sta. Importante riempire l'area, assolutamente. E che Lenti sia pronto in questa situazione per aiutare e recuperare. Caversazio il quarto fallo personale. Quarto fallo di Caversazio, intanto manca 1:18. Si apre Jovancic con un tiro folle. Assolutamente folle. Non stava nel cielo e in terra, soprattutto dopo la partita che ha giocato sinora. Gatti non vede un colpo di stralibero sulla ricezione, usa il palleggio e probabilmente perde una buona occasione. 14 per tirare, rimesso dal fondo Valsesia Basket più uno. Jovancic intanto va ad accomodarsi in panchina, torna Iardella. Torna Bianchi. Bianchi, scusate. Arriva Savoldelli, ultimo minuto, 7-5-7-4, Savoldelli, difficile.
incredibile, grandissimo rimbalzo di Giovanni Lenti ancora, fategli una statua per favore. Assolutamente, e Savoldelli in questo momento, giocatore veramente più importante per Valsesia Basket, per gestire la palla, per guadagnare palli, per andare a far viaggi in lunetta con tiri liberi che contano per tutta. 14 per tirare, due possessi Valsesia e uno Piombino. Savoldelli, non segnato, Gatti, attacca il centro, scarico, perché avversario è importante, da due, non va, ma Cozzoli! Palla fuori! Gli arbitri fischiano palla fuori, l'arbitro di coda sostiene che la palla ha toccato la struttura, da qua non sembrava. Probabilmente da sotto avevano prospettiva migliore. 33 secondi alla fine, un fallo ancora da spendere prima del bonus per Valsesia Basket. E la storia di Valsesia contro Piombino dice che si va sempre all'ultimo tiro, sempre. E che bella che è questa roba. Fischio, fischio secondo me giustissimo contro Iardella, anche il suo coach se la prende con lui, blocco assolutamente il movimento. Piombino che giocava pick and roll per Bonfiglio e su Caversazio che insegue andava a ribloccare con l'altro esterno. Bel fischio, anche difficile in questo momento. Coach di Piombino, penso anche lui d'accordo. Allora Michele, faranno fallo? Sì. Assolutamente. Quindi noi, per Valsesia Basket, importante il viaggio in lunetta che farà uno, importante mettere la palla in campo senza far stupidate. Chi la diamo? Due, beh, Savoldelli o Jimmy Gatti o Marcello Cozzoli. Okay, sponda Versace, Valletti, usati per bloccare. E poi un'azione difensiva veramente, veramente importante per Valsesia Basket. Savoldelli che fa la rimessa, mi sa che si va da Cozzoli. Con apertura in seconda battuta lì. Allora è Cozzoli, subisce il fallo e Marcello che ha questa palla che pesa un po' come un bacigno. Rimessa perfettamente riuscita per il coach valsesiano che manda in lunetta il giocatore che voleva andare. Adesso vediamo in caso di 2 su 2 cosa deciderà il coach di Valsesia Basta. Ancora 2 time out per gli ospiti e 1 per i valsesiani. Di Cozzoli, 15, 14, difesa valsesiana che decide di difendere e non spendere palli, palla Romano, Bonfiglio contro Caversazio, area libera, fallissimo di Gatti, fallissimo di Gatti e bravo ancora Bonfiglio che manda tutta la difesa Valsesia Basket a sinistra per poi penetrare a destra e adesso viaggio in diretta per Bonfiglio e 5 secondi per Valsesia per tirare. Abbiamo ancora un time out però. Ancora un time out, vediamo se segna o sbaglia. Un time out per coach Marco Albanesi. 5 secondi, siamo sotto di 1. Che figata ragazzi questo sport. Time out con disegno e scuola d'arte per il coach valsesiano Albanesi, importantissimo, blocchi forti, rimesse precise, non si può sbagliare più niente, bravo Bonfiglio, difesa valsesiana, molto pollaccione in questa situazione. Allora, 4 secondi e 9, alla fine della partita, Valsesia sotto 1, rimessa in attacco, abbiamo la tavola apparecchiata. Piambino nettamente a uomo, Bonfiglio che marca tutti. Bravissimo! Sì! Sì! Non è finita! Non è finita! Mamma mia! Che grande rimessa disegnata dal coach Marco Albanesi! Ma adesso non so se il coach abbia disegnato quello. Secondo me è stato
bravissimo Savoldelli a vedere Bonfiglio staccato, a usare lenti come appoggio, e Bonfiglio che non lo guardava minimamente impegnato a beccare le uscite degli altri giocatori valsesiani, e Savoldelli mette veramente una bomba importantissima. Mamma mia che bomba di Savoldelli, classe 1997, attributi da trentenne, personalità da sessantenne, un campione. E adesso scuola d'arte per il coach piombinese, vediamo cosa disegna lui. Poi glielo chiediamo al coach se aveva disegnato quello. Adesso palla Bonfiglio. Direi che. Palla Bonfiglio che tirerà da 9 metri e metterà anche questa. Attenzione ai bloccanti, secondo me, attenzione ai bloccanti piombinesi che sono bravissimi a bloccare, a alzare le braccia lunghe. Jovancic ad esempio sul cambio e ricezione interna può arrivare tranquillamente. Dai questa difesa, dai questa difesa ragazzi. Assolutamente. Tutti in piedi. 2 secondi e 2 e impara loro piano e un red pack. Torna Molteni, cambiamo su tutto, siamo dimenticati Romano. Bonfiglio fa la rimessa. Ho segnato per lui magari. Oh, occhio alle finte di blocco e roll dei giocatori valsesi, dei giocatori piombinesi. Romano tenuto. Stessa rimessa valsesiana. E Bonfiglio taglia! E il pallone piano esplode! Valsesia! 2 punti! Savoldelli ci mette la firma dell'artista! Assolutamente, Savoldelli nell'azione precedente frega Bonfiglio, nell'azione difensiva non si fa rendere par per focaccia da Bonfiglio. Savoldelli, un quarantenne con l'anagrafe di un ventenne, 19enne. Bella partita al palla loro piana. E ci vediamo qua allora mercoledì, non prendete impegni perché alle 20 arriva Empoli, la capolista. Assolutamente, ciao a tutti.